Ciao a tutti! Con il lancio della nuova PlayStation 5, Sony ha anche aggiornato la propria linea di accessori, tra cui le cuffie, la videocamera ed il telecomando, chiamato Sony Media Remote, che oggi andiamo a vedere. Come tutta la gamma di accessori, anche il telecomando riprende il design della PlayStation 5, a partire dal packaging, semplice ed essenziale. Andiamo ad aprire la confezione. Come tutti gli accessori Sony, anche al telecomando viene applicato un prezzo premium, con un costo che si aggira intorno ai 30 euro. Perché acquistare un telecomando per la PlayStation? Beh, se vogliamo utilizzare la console per guardare un film in Blu-ray o una serie TV su Netflix, utilizzare il controller risulta abbastanza scomodo, sia per le dimensioni sia per la durata della batteria, che onestamente non è proprio il massimo. Il Sony Media Remote è made in China e se ne vanta. All'interno della confezione troviamo il manualetto, piegato come un bugiardino per gli antidepressivi e che, come al solito, ignoreremo completamente. Il telecomando, che vedremo tra poco, e le batterie incluse. Le batterie sono marca Sony e quindi da sole fanno metà del prezzo. Guardiamo ora il telecomando. Prima impressione, semplice, molto bello, ma incredibilmente leggero, sembra quasi di avere in mano un guscio vuoto. La costruzione però sembra buona e non ci sono scricchioli di alcun tipo. Facciamo ordine e inseriamo le pile. Per aprire il telecomando va premuto il pulsantino nero in fondo con scritto push e fatto scivolare il dorso verso l'alto. Le batterie si inseriscono entrambe con il più rivolto in alto. Ma anche voi allineate le batterie con il logo verso l'esterno? Con le batterie inserite, il telecomando è un po' più corposo, ma rimane comunque leggerissimo, dando sempre l'impressione che sia un giocattolo. I tasti sono molto precisi e hanno un click abbastanza soddisfacente, anche se la croce direzionale, così sottile, non ritengo sia proprio il massimo. Come sul controller, il logo PlayStation funge da tasto Home. Andiamo ora a configurare il telecomando con la PlayStation. La configurazione è molto semplice, basta andare nelle impostazioni della console, selezionare la voce accessori, quindi andare nella sezione apposita per il Media Remote e selezionare Imposta Media Remote. Verranno quindi fornite le istruzioni per associare il telecomando alla console tramite Bluetooth. Ora la console è pronta per l'associazione e sul telecomando vanno premuti il tasto Home e Menu contemporaneamente. Ad associazione avvenuta, sul telecomando lampeggerà una luce di conferma. Ora il telecomando è associato e la console rileverà la TV a cui è collegata per permettere di controllarne il volume. Nel mio caso la rilevazione è stata praticamente immediata e il volume si controlla senza problemi, anche se in realtà quello che la console ha rilevato e che sta controllando in questo momento non è veramente la TV, ma l'amplificatore a cui è connessa la PlayStation. Poco male, il risultato è lo stesso. La configurazione è terminata e ora possiamo già utilizzare il telecomando per quasi tutte le funzioni della PlayStation.
Il funzionamento è molto reattivo e l'interfaccia si naviga agevolmente e senza ritardi. Il telecomando presenta varie funzioni del controller, tra cui il tasto opzioni per i menu di controllo. Estraiamo il disco del gioco e andiamo a provare il telecomando con un film. Abbiamo appena inserito un Blu-ray 4K di un film e vediamo come si comporta la PlayStation. Da questo momento utilizzeremo solo il telecomando per controllare la console. Lanciamo il film. Ho dovuto disabilitare l'audio per evitare problemi di copyright. I menu sono molto reattivi e tutto funziona molto bene. Purtroppo, una grossa limitazione di questo telecomando è la mancanza di tasti per il passaggio ai capitoli successivi o precedenti. Sono presenti i tasti per l'avanzamento e riavvolgimento rapido, ma non quelli per i capitoli. E l'unico modo per farlo è o di usare il controller, che lo permette con i tasti L1 ed R1, oppure di entrare nei controlli a schermo del player. A parte questa mancanza, il telecomando fa il suo lavoro e tutti i comandi ottengono una risposta veloce. Sul telecomando sono presenti inoltre 4 tasti per Disney Plus, Netflix, Spotify e YouTube. Premendoli, la console vi porterà direttamente sulla pagina dello store per scaricare l'app, se non l'hai già installata, o altrimenti aprirà l'app selezionata. È possibile accendere la PlayStation direttamente dal telecomando, senza dover minimamente usare il controller. Basta premere il tasto Home e la console si accenderà. Allo stesso modo è possibile spegnere la console, permettendovi di usare la PlayStation come riproduttore video senza mai dover toccare il controller. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarmi un like. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!